La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, recita la storica filastrocca, ma è ormai un paio di anni che la vecchina arriva nel tardo pomeriggio in piazza 20 settembre, carica di calze e tanti dolci pronti per essere distribuiti ai piccoli bambini della città. È tutto pronto per sabato 6 gennaio in centro storico a Fano per l'evento che chiude tutti gli appuntamenti natalizi, ovvero l'Epifania. A partire dalle ore 16, animazioni e laboratori, poi la pesca di beneficenza e spettacoli per i più piccoli. Infine, alle 18.30, l'arrivo della Befana. Chiaramente il programma della Befana fa parte del programma del Natale Più che noi facciamo tutti gli anni. Poi noi siamo bravi perché siamo riusciti comunque a reperire, diciamo, la possibilità di dare delle calze gratuitamente donandole ai bambini che si presenteranno in piazza, e siccome anche gli anni passati abbiamo notato una notevole presenza di persone, quest'anno abbiamo deciso di aumentare il numero di calze, in quanto volevamo evitare appunto di arrivare come l'anno scorso, dove abbiamo dato le calze a tutti quanti, però siamo arrivati un po' al limite. Allora quest'anno volevamo stare un po' più larghi. Chiaramente la Befana, oltre alla Befana, ci saranno tutta una serie di eventi e di animazioni in piazza che permetteranno appunto a chi verrà di partecipare, sia per i grandi che per i più piccini. Ci saranno collaborazioni come con Avis e anche con la Carnevalesca, dove praticamente ci sarà il passaggio, chiamiamolo così, di testimone dalla Befana al Voulon, che rappresenta appunto il nostro carnevale, in quanto il carnevale è proprio a ridosso, a breve poi incomincerà subito questo evento. Quindi aspettiamo che insomma si riempie la piazza come sempre e che il tempo ci sia un po' favorevole. Per ritirare la calza sarà necessario munirsi di un tagliandino nello stand delle Befane, mentre l'appuntamento per i più piccoli proseguirà anche il giorno seguente, 7 gennaio, a partire dalle ore 15, con tante attività. Bambini e solidarietà sono i due temi di questo ultimo appuntamento del Natale, che devo dire si è rappresentato in grande stile con grandi progetti promozionali, come lo sono il Presepe di San Marco, come lo è stato la Mostra del Perugino o il grande spettacolo nella Chiesa di San Francesco e tanti altri eventi, veramente tantissimi, che sono stati nella città. E chiudiamo con questo evento dedicato ai bambini, con le tante associazioni cittadine che faranno tanti laboratori, con degli eventi importanti anche sul palco, ma quello che conta è con un bellissimo evento di beneficenza creato da Parroco di Fano e da Avis Fano, e insomma con tante attività e tanto divertimento con i bambini, con l'arrivo della Befana che porterà 1000 calze per tutti.